Notizie di Prato TG, a tutti buonasera. Parliamo dei profughi migranti che sono ospitati nella struttura di Santa Caterina, dove stamani è scoppiata una rivolta. Sul posto sono arrivati polizia, carabinieri e polizia municipale. Sentite che cosa è successo da Alessandra Grati. Momenti di tensione nella tarda mattinata di oggi nella struttura di accoglienza profughi a Santa Caterina, in piazza San Domenico. A scatenare la protesta, che ha coinvolto una trentina di persone, l'espulsione di un compagno che non ha frequentato in modo costante i corsi di italiano. Come tutti le persone qui nel Ru, tutti i giorni fuori. Tutti fuori, no casa, no mangiare, lui vai business drug, capito? Niente. Fuori, tutti i giorni, una settimana, 8 persone fuori, ora 10 persone fuori, dove vanno? Tutti i giorni fuori. Sì. No, siamo andati a scuola, loro dice che di andare a parlare con il prefetto, alla prefettura. Però ti fa firmare e ti manda via. La rabbia è cresciuta anche quando sul posto sono arrivate pattuglie della polizia e dei carabinieri. Allora, stamani mattina è stato revocato un ragazzo di nazionalità nigeriana per non rispetto delle regole. Poi la prefettura fa le sue valutazioni. Questa confusione che c'è fuori, mi dispiace, un po' me l'aspettavo, ce l'aspettavamo, perché ovviamente tante revoche alla fine producono questo, più di 30 nelle ultime 2 settimane solo nelle nostre strutture. Siamo in una fase dove c'è molte più persone del previsto, perché gli ultimi arrivi ci hanno imposto, per dire la verità, di dover accogliere persone in più. Malcontento anche fra i commercianti di Piazza San Domenico, una zona già provata dal degrado. Una situazione oramai di 2 anni di questo centro accoglienza, che aumentano sempre di più e aumentando sempre di più loro aumentano sempre di più le problematiche di noi esercenti qui della zona. Non solo in via San Vincenzo, ma anche in via Roma è iniziato un giro di vite per chi non rispetta le regole. La prefettura ora dovrà anche prendere una decisione sui provvedimenti da adottare contro chi ha partecipato alla rivolta, che è stata sedata nel primo pomeriggio quando i profughi si sono dispersi volontariamente. E sono state tante le reazioni a quello che è successo stamani, ovviamente una girandola di reazioni politiche. Sentite che cosa hanno detto. Dall'inizio dell'anno sarebbero oltre 200 i profughi che per varie ragioni hanno lasciato le strutture di accoglienza. Qualcuno con i documenti in regola, altri invece espulsi e quindi ancora in città, ma non più a carico della rete di accoglienza. Le proteste non possono minimamente interrompere quelle che sono le regole dell'accoglienza. Il 2017 sarà caratterizzato, per quanto riguarda i nostri territori, da coloro che dovranno lasciare le strutture. Una parte però resta qua. Devono essere adottati i percorsi legali di uscita dal territorio. Questo è quello che noi chiediamo al governo. Tante intanto le reazioni politiche alla rivolta di questa mattina. Si vuol far credere, spiega Aldo Milone, capogruppo di Prato Libera e Sicura, che i nuovi 100 arrivati vanno a sostituire quelli che verranno allontanati dalle strutture delle cooperative. Non è assolutamente vero, perché la stragrande maggioranza rimarrà sul territorio pratese e sarà sicuramente assorbita dal mondo della microcriminalità e da quello dell'abusivismo commerciale. Vista la situazione esplosiva che si sta verificando alla struttura di Santa Caterina, ha spiegato la consigliera indipendente Marilena Garnier, mi chiedo per quanto ancora l'amministrazione comunale farà finta di niente. Se chi è ospite non si attiene alle regole, è giusto che lasci il posto ad altri profughi, purché non si aumenti il numero sul territorio. Prato non è più in grado di gestire questo tipo di emergenza, nonostante le numerose cooperative che ne traggono un palese beneficio economico. L'immigrazione, così come viene gestita oggi dal nostro Paese, spiega Patrizio Vattoni, segretaria provinciale della Lega Nord, rischia di incrementare la criminalità e lo sfruttamento. Bisogna che Biffoni si imponga col governo amico, blocchi l'arrivo di ulteriori profughi a Prato e si dedichi, una volta per tutte, prima ai cittadini pratesi più bisognosi. Letti a castello sistemati, pensate, perfino sul terrazzo, riparati da moduli come quelli utilizzati nei cantieri edili. Una ventina in tutto i posti letto scoperti dalla Polizia Municipale in un appartamento nella zona di Via Pistoiese, alcuni destinati a minori che sono stati affidati al servizio sociale del comune e accompagnati in una struttura di accoglienza. La proprietaria, una cinese, aveva trasformato l'alloggio in un affittacamere abusivo. Letti ovunque, nelle stanze allestite con pareti divisorie, sul
terrazzo per sfruttare al massimo tutti i metri quadrati a disposizione. Non solo sovraffollamento, ma anche pessime condizioni igieniche e di sicurezza, visto che anche la cucina era diventata un dormitorio e i fornelli proprio per questo spostati sotto una tettoia esterna in condizioni di assoluta precarietà. L'appartamento è stato sequestrato. Prima di essere nuovamente utilizzato, l'immobile dovrà essere completamente ripristinato e reso conforme alle norme urbanistico-edilizie. La proprietaria dovrà rispondere all'autorità giudiziaria degli abusi edilizi. Grave incidente qualche minuto prima delle 13 di oggi in via di Reggiana all'altezza del polo scolastico in prossimità della rotatoria con via delle Gardenie. Un uomo di 56 anni è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Sul posto un'ambulanza inviata dal 118 che ha trasportato la vittima all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Secondo la ricostruzione della Polizia Municipale, l'auto condotta da un uomo di 62 anni stava percorrendo via di Reggiana in direzione del centro commerciale Parco Prato quando ha investito il 56enne che stava attraversando sulle strisce. L'urto è stato violento, le condizioni del pedone sono apparse subito gravissime, la viabilità è stata ovviamente interrotta per il tempo necessario all'intervento dei soccorsi e ai successivi rilievi di legge. Un ciclista investito nella notte in via Roma, il conducente dell'auto si è costituito dopo qualche ora al comando della Polizia Municipale, si è presentato accompagnato da un avvocato. Questa e altre notizie nel servizio di cronaca. Si è costituito l'automobilista che nella notte tra sabato e domenica ha investito un pakistano che viaggiava in bicicletta in via Roma nel tratto tra l'abitato di Castelnuovo e Poggio a Caiano. L'uomo, 38 anni, residente a Prato, ieri pomeriggio si è presentato spontaneamente al comando della Polizia Municipale insieme a un avvocato e ad una persona che sarebbe stata con lui in macchina al momento dell'incidente. La Municipale aveva già avviato le indagini per risalire all'auto pirata. Sono in corso tutti gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica del sinistro. Il 38enne è stato denunciato per lesioni colpose, mentre è legata all'esito della ricostruzione dell'incidente la contestazione anche dell'omissione di soccorso. Si tratta del quarto caso dall'inizio dell'anno di incidenti analoghi con altrettante auto pirata rintracciate solo in seguito alle indagini. È precipitato da 5 metri di altezza mentre imbiancava le pareti di un capannone. La vittima, 45 anni, cinese, ha riportato gravi ferite alla testa e alla schiena. È successo poco dopo le 12:30 di ieri in via Friuli Venezia Giulia, nel macrolotto 1. Non sono chiare le cause dell'infortunio. Sono in corso gli accertamenti dell'Ispettorato del Lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Le condizioni del cinese sono apparse subito gravissime. Sul posto un'ambulanza della Croce d'Oro inviata dal 118 che ha subito allertato le di soccorso per il trasferimento all'ospedale fiorentino di Careggi. Durante una passeggiata nel bosco ieri a Vaiano si è imbattuta in 4 kg di hashish e ha subito avvertito i carabinieri. La scoperta di una donna di 40 anni che era in compagnia del figlioletto ha portato al sequestro dei panetti raccolti in un secchio di plastica coperto da cellophane. Indagini in corso per capire a chi appartenga lo stupefacente. Hanno forzato un garage in un palazzo di via Strozzi per depositare scatoloni pieni di capi di abbigliamento e strumenti da scasso, ma i condomini ieri pomeriggio, dopo aver visto movimenti sospetti, hanno chiamato i carabinieri che, arrivati sul posto, hanno identificato 3 cinesi pregiudicati. Tutti e 3 sono stati denunciati per invasione di edifici, possesso di oggetti da scasso e ricettazione. La merce è stata lasciata nel garage a cui sono stati posti i sigilli, ma stamani il proprietario, anche lui cinese, li ha trovati rotti e il garage vuoto. I 3 cinesi evidentemente non si sono arresi e hanno fatto in modo di recuperare la merce. Un gioco da ragazzi, è bastato forzare di nuovo il bandone del garage. Al via stamani il concorso del Comune di Prato per l'assunzione a tempo indeterminato di 8 agenti di Polizia Municipale. Gli ammessi alla prova scritta di oggi erano 762, ma se ne sono presentati meno della metà, circa 300. Il test di oggi, ospitato alla Scuola Fermi in via Gherardi e alla succursale in via Corsani, è stato seguito anche da una prova psicoattitudinale. L'esito verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune entro il 14 luglio. Chi supera questa fase del concorso dovrà poi affrontare la prova pratica su motociclo e, in caso di idoneità, la prova orale. Presentata oggi la nuova edizione del Festival delle Colline. Eleonora Barbieri.
Al via domani la 38esima edizione del Festival delle Colline, la manifestazione organizzata dal Comune di Poggio e dalla Regione in collaborazione con i Comuni di Prato e di Carmignano, la Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana e il Centro Pecci. Il titolo di questa edizione è indispensabile perché i 7 spettacoli che si svolgeranno sul territorio da domani al 26 luglio saranno dedicati alla scena indie. Qui abbiamo il 13 alla Rocca di Carmignano, un concerto a cui teniamo molto, è un concerto di Christabel, che oltre ad essere una cantante è anche un'attrice e una modella. Un dei concerti di punta per noi è il concerto della Villa di Poggio a Caiano. Lì abbiamo Fantastic Negrito, che ha prodotto un disco l'anno scorso che ha vinto il Grammy Award per il miglior disco blues. L'anfiteatro del Museo Pecci, che l'anno scorso era chiuso per ristrutturazione, ma quest'anno è disponibile, dove faremo il concerto di Enza Vitabile, uno dei maggiori esponenti della musica world music italiana. Abbiamo una produzione originale, una dieta indipendente di Prato, che ci presenterà un concerto spettacolo su cosa significa essere indipendenti oggi in Italia. Per finire abbiamo un concerto al Bargo il 19 luglio, che è la location quella più dedicata ai giovani, e lì suoneranno i Fratelli Marelli, che sono una band che ripresenta un po' la musica swing e jazz degli anni 50. Il 26 abbiamo un concerto dal titolo Giuseppe Van Mozart, è un concerto creato da Guido Nardin in arte Ugo Sanchez, insieme al direttore d'orchestra Volpini. Si comincia domani sera a Bonistallo con Jessica Hoop. È un evento importante, soprattutto per il lancio di giovani artisti che spesso, uscendo da questa performance, ottengono degli ottimi risultati a livello mondiale. A Viaccia il 6 luglio una rappresentazione teatrale dedicata a Fiorenzo J, il presidente del CAI di Prato, morto qualche settimana fa in un incidente stradale. Alessandra Agrati. Si terrà giovedì 6 luglio alle 21.30 presso il Giardino Elisabetta Viaccia lo spettacolo O dei Verdi Anni Miei, curato dall'associazione Perché Viva Verdi. La rappresentazione, un melodramma giocoso di narrazione, è stata scritta e diretta da Goffredo Gori e sarà dedicata a Fiorenzo J, presidente di Prato Lirica. Questo è uno spettacolo che è stato fatto proprio apposta, è un'opera prima, per il Giardino Elisabetta, per il Circolo Viaccia. L'iniziativa rientra nel Festival di Viaccia, organizzato dal Circolo. Quest'anno c'è un cartellone ampio come tutti gli anni, è stato prediletto un po' gli spettacoli un po' per i bambini, vista la nostra stretta collaborazione con la scuola Gianni Rodari, e c'è una rassegna cinematografica che dura dall'inizio di giugno fino alla fine di luglio. Il Comune sostiene la programmazione che è stata inserita nella Prato Estate. Tra l'altro è uno dei luoghi più attivi della città, perché Viaccia, il ciclo di Viaccia, è un luogo che da sempre svolge un'attività culturale. Ci sono 15 appuntamenti da qui alla fine del mese di luglio, con un'anteprima che si è svolta il 26 di maggio, con un piccolo contributo da parte dell'amministrazione comunale, che però non è fondamentale rispetto al grande lavoro, allo sforzo che fa il Circolo per finanziare un'attività di questo tipo all'interno del Giardino Elisabetta, qui accanto al ciclo di Viaccia per l'appunto. Era questa la nostra ultima notizia, grazie a tutti per aver scelto Notizie di Prato TG, arrivederci.